Questo gioco mi ricorda brutte cose. Questo gioco abbiamo avuto molte esperienze paurose. Ragazzi, rieccoci qua tornati su Five Nights at Freddy's 4. Il Five Nights at Freddy's più spaventoso che possiamo incontrare. Qui sono le chest che non possiamo però prenderle. Com'è sta cosa? Mi sa che dobbiamo fare prima la Nightmare. Chest mi sa che sono tipo gli aiuti. Forse ci fanno usare più avanti. Perché ragazzi, mi avete detto che ci sono due notti. Cioè, praticamente c'è la Nightmare. E poi se noi riclicchiamo spesso sulla Nightmare, ci potrà una 20-20-20-20 tipo. Che ci fanno con le chest. Cioè, per aiutarci meglio. Se no facciamo normale. Ma io preferisco usare le chest. Io direi di fare la Nightmare. Però prima vediamo il jumpscare. Sento un po' basso. Guarda, ma io così. Ma non fanno neanche troppo a spaventare i jumpscare, essere onesto, eh. Sono un po' abituato a vederli. Però, sicuramente appena giochiamo, inizierà qui adesso la vera notte. Quindi, start. Siamo pronti per spaventarci la notte 7. La notte più difficile di FNAF 4, nel tema dovrebbe essere. Perché siamo anche senza chest plate, tipo. Ok. Posso iniziare, diciamo così. Ok, questo uno l'abbiamo ritirato già, perfetto. Fatemi andare qua. Perfetto, andiamo dietro così ci occupiamo di questi orsettini. Già erano tre, porca, mi sa che sono velocissimi. Ok, questa via. Busta via, signora. Andiamo qua. Concentrazione assoluta qui, eh. Ok, questa mandiamo via. Andiamo dietro così ci vediamo questi dal letto. Perfetto. Cos'è qui, eh? Perfetto. Scusate, ragazzi, se non parlo molto, ma questo è un gioco di concentrazione di rumori, quindi è un attimo difficile poter parlare in questo gioco. Ok, chiudiamo la porta. A posto. Andiamo dall'altra parte. Qui c'è qualcuno? Perfetto, nell'armadio c'è qualcuno. Adesso ci andiamo. Aspetta, Fozzi. Attendi tu come tutti gli altri. Perfetto. Vai, facci lo spavento, Fozzi. Ok, rimani qua così. Fermo, inquieto. Mosca, zitta e mosca. Zitta e mosca, bravissimo. Bravissimo. Madonna mia. Che c***o è questa cosa? Che chi sei? Tu chi c***o sei?
sappia questo. Ottima scelta, Watson. E questo? Ottima scelta, Watson. E tu non ci entri, pezzo di merda. Qua. No, voglio vedere se non respiri oppure asma. Ok. Mazza, che brutto. Non ci passa più nessuno, giusto. Andiamo ancora a sinistra. Pure lui. Mazza, che brutto. Se sei andato tu, è arrivato. Ci sta dopo un po' dell'arrivata. Sono felice. Con gli orsetti, merda. Vai veloce, guarisci. Grazie. Vai ora, cica, 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 cica. Posto, Bonnie allora, è forza Bonnie. Poi! Hey! 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 Ma ti ho sconfitto perché io sono fortissimo, troppo potente!
Troppo potente! Accendo la luce e non si vede niente! Troppo potente! Ma che è sta roba? Oh, adesso fatemelo aprire, non mi interessa. Non mi interessa niente. Oddio. Meglio se conserviamo qui le cose per ora, credo. Qui sono segreti da nascondermi. 3 stelle. Che segreti e segreti. Qua questo segreto andrà in onda, mi sa, eh. Altro che segreti. Ma che era quella cassa, poi? Mamma mia. Sembrava quella del film di FNAF. Otto, veniva un'ansia a sto gioco. Un'ansia sia per vincere che per tutto. Che abbiamo sugli altri? Abbiamo sbloccato qualcosa? Abbiamo sbloccato. Allora, abbiamo sbloccato le chest. Che cosa sono le chest? Awesome, ma abbiamo. Possiamo attivare le. Serio? E che succede? Notte veloce. Indicatore di pericoli e la house mappa. Interessante. Ah, ma avete detto che comunque cliccando questo più volte? Tipo, non diventava 20-20-20. Mi sa però di no, perché qua non vedo niente. Ah no, non c'è quello di. Scusatemi, quello degli animatronics. Perché noi abbiamo sbloccato comunque gli animatronics. Dovrebbe essere. Ecco, no, Nightmare si chiama. Mamma mia, che. È un orso più grande di Fredbear, praticamente. Più grande, uguale, praticamente, quasi. Però è nero. E a posto, infatti, di lui c'era questo. Che è ancora più cattivo, praticamente. Niente, abbiamo attivato le chest e se le attiviamo qua possiamo fare qualcosa? Qualche modo per attivarla sicuramente. Ok, allora, non me l'aspettavo che si faceva così. Ok, per usare la 20-20-20-20, quindi per attivare la 20-20-20-20 dobbiamo prendere sempre 2-0-2-0-2-0-2-0. Poi ragazzi, la 20-20-20-20-20 può aspettare, la sicuramente la faremo con le chest perché. Ci sono dei vantaggi che ci hanno dato sicuramente fare questa notte. Così abbiamo praticamente finito FNAF 4. Ragazzi, non mi aspettavo di fare Nightmare entro un giorno quasi. Perché comunque ieri abbiamo fatto tipo. Perché sono passati 2 giorni in realtà. Quindi abbiamo fatto ieri le tentative e oggi la notte finale. Però ragazzi, io direi che questo episodio lo possiamo anche concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. È stata durissima, ve lo posso garantire io da player di questo gioco. Che per uno normale sembra che è facile. Posso assicurare che hai bisogno di un buon udito perché devi capire dove va Fredbear. Perché vi spiego allora. Questo Nightmare, no Fredbear, cosa fa? Si chiama Incubo innanzitutto in italiano, che si vuol dire. E praticamente Nightmare va in vari posti. E se fa una risata può essere anche dietro il tuo letto. Quindi devi stare molto attento a sentire se come ride. Perché o lo trovi sulla porta o lo trovi sul letto. Quindi non è detto se ride lo trovi sul letto. Questo lo so perché ho fatto tanti tentativi, quindi. E non l'ho trovato sul letto. E quindi ho perso, infatti. E, diciamo che riguardo agli altri, di fare la meccanica sempre normale. Cercare di non farlo entrare Fozzy. E essere più veloce possibile, appunto, per mi sa non farlo entrare. Però, ragazzi, per questo episodio è tutto. E ci vediamo al prossimo episodio di Final Fantasy Freddy's 4. Ciao a tutti. Mi raccomando, siate attenti a Nightmare, che gli incubi sono veramente pericolosi in questo gioco. Quindi fate dei sogni tranquilli, iscrivendovi e lasciando like a questo canale.